dove invece la campagna vaccinale non è ancora iniziata, è nelle farmacie. Cerchiamo di comprenderne il perché in diretta con la nostra Marina Moretti. Buon pomeriggio, Marina, dove ti trovi? A te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo a Pescara e in Piazza San Francesco perché poco fa ho voluto sentire il presidente di Federfarma, Fabrizio Zenobi, il dottor Zenobi, che ho inseguito da giorni per la verità, perché questa questione delle farmacie è ancora un po' da chiarire, perché dai farmacisti viene detto che c'è solo una bozza di accordo che è stata inviata alla Regione, ma loro dicono non siamo ancora stati convocati dalla Regione. Non sembra essere questa la stessa versione, allora Carmine, se è inutile che stia qui a spiegare io, perché insomma le domande le ho fatte direttamente al dottor Zenobi. Se tu sei d'accordo, possiamo far partire l'intervista, a meno che tu non abbia qualche domanda da farmi. Certo, sentiamo. Dottor Zenobi, è da un po' che ci giriamo intorno a questa questione dei vaccini fatti nelle farmacie. Si era parlato di un accordo, adesso si parla di una bozza di accordo che voi avete comunque sottoposto alla Regione, ma che non ha ancora una firma. Dalla Regione sembrano quasi attribuire a voi un po' la responsabilità di questo ritardo. Voi dite non è così, com'è la verità? Beh, noi abbiamo, il Presidente regionale ha inviato una bozza di accordo in Regione, sulla bozza siamo assolutamente disponibili a sederci e vedere se ci sono punti da riconsiderare, ma non ci hanno convocato, non ci hanno chiamato, quindi la bozza è lì dalla settimana scorsa. La disponibilità nostra è massima, non possiamo firmare da soli ovviamente. Qualcuno dice che le trattative si arenino sempre su una questione economica, lei smentisce? Non credo che sia questo il problema, assolutamente, né è stato mai, ci è stato mai contestato alcunché da questo punto di vista. C'è un fisso che è stabilito già dall'accordo nazionale, più oneri accessori da trattare. Non siamo assolutamente rigidi. Ci sediamo e ragioniamo, ma se nemmeno ci chiamano. Guardi, c'è anche un altro problema, le faccio un esempio. Siamo stati autorizzati a fare i tamponi per i residenti in regione. Abbiamo chiesto anche un chiarimento per quanto riguarda lo svolgimento dei tamponi per gli extra regione, perché ci sono turisti che vengono. Io chiaramente il tampone va monitorato, il risultato. Vorremmo sapere se possiamo fare questo servizio per i soggetti non residenti, che viene molto richiesto. Anche qui non abbiamo risposte. Secondo lei, insomma, lei che spiegazione si è data rispetto a questo ritardo, comunque questo blocco di questo accordo? Dipende dal fatto che magari non ci sono abbastanza vaccini da potervi dare? La sensazione è proprio questa, che non siano sufficienti le dosi di vaccino per organizzare una distribuzione sulle circa 350 farmacie che hanno dato adesione. In altre località, in altre regioni italiane, questo accordo è stato firmato ed è già operativo? È già operativo sicuramente in Liguria, è stato appena firmato nel Lazio, è stato firmato in Umbria, insomma, ripeto, stanno iniziando. Il problema, ripeto, dalle sensazioni che abbiamo noi è che il problema sia la carenza di dosi. Perché poi anche il commissario Figliuolo, insomma, ritiene importante che si capillarizzi sempre di più la vaccinazione, quindi voi siete sul territorio utili per questo. Assolutamente sì, ma insomma la risposta della vaccinazione è la risposta migliore che possiamo dare a tra del trattamento di questa pandemia. Prima tutti i cittadini saranno vaccinati e più tranquilli saremo. Bene, Marina, abbiamo ascoltato questa dichiarazione, abbiamo sentito anche nel servizio iniziale che si riferiva alle vaccinazioni di prossimità che vengono utilizzate, le monodosi Johnson & Johnson, le stesse che dovrebbero essere messe a disposizione delle farmacie. Probabilmente, credo che ovviamente tu continuerai ad indagare, ma forse il tema focale è da focalizzare è proprio quello del basso numero ancora di dosi di Johnson & Johnson in Abruzzo come in altre regioni. Sì, questa almeno è comunque la spiegazione che dà il dottor Zenobi, però non è ancora chiaro perché poi si debba parlare di un accordo quando poi si sa già, nel caso in cui fosse così, che le dosi per i farmacisti non ci sono. Non c'è ancora qualcosa da chiarire, proverò a farlo nei prossimi giorni anche con la Regione. Intanto le farmacie procedono invece con i tamponi. Vedete proprio alle mie spalle questo gazebo montato all'esterno della farmacia, perché mi spiegava il dottor Zenobi, per i tamponi bisogna essere fuori dalla farmacia perché si tratta di prelievi, fra virgolette, sporchi, cioè di persone
che devono comunque abbassarsi la mascherina e quindi potenzialmente poter contagiare, mentre con i vaccini questo problema non ci sarebbe, perché potrebbero essere fatti all'interno in quanto è un attimo e a mascherina alzata. Ma insomma, al momento è ancora un'opportunità rimandata, vedremo se nei prossimi giorni si arriverà magari a smuovere qualcosa.